Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Oltre 200 amici si sono riuniti per partecipare ai funerali di Fausto Pinna, per dare l'ultimo saluto e sostenere la compagna Iva Zanicchi con un abbraccio. Più di 200 persone hanno partecipato all'ultimo saluto al compagno di Iva Zanicchi, Fausto Pinna, che è stato l'amore della sua vita per 37 anni. Non c'è stata una parata di VIP nella chiesa di Santa Maria Assunta, ma molte persone comuni, alcune provenienti anche da lontano, erano presenti, tra cui Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano. Iva Zanicchi ha partecipato alla cerimonia con il cuore spezzato, ma ha preso la parola prima della benedizione finale per ringraziare tutti coloro che erano presenti. Durante il discorso, Iva Zanicchi ha dichiarato di aver affrontato insieme a Fausto tutte le difficoltà, compresa la terribile malattia che lo ha colpito. Ha sottolineato che l'ultimo anno è stato particolarmente difficile e ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato al funerale, sottolineando che la presenza di così tante persone è stata un segno di affetto e sostegno per lei. La cantante ha voluto abbracciare fisicamente tutti i presenti come segno di gratitudine. Fausto Pinna è stato descritto come una persona che ha sempre amato e rispettato Iva Zanicchi, nonostante la sofferenza causata dalla malattia. La presenza numerosa e l'affetto dimostrato durante i funerali hanno toccato profondamente la cantante, che ha ringraziato tutti.